7 Gold, la TV del calcio. Amici di 7 Gold, buon sabato pomeriggio, ben ritrovati in diretta stadio. Un sabato davvero speciale, quello che saluta il ritorno del campionato dopo le prime due giornate e la pausa per la nazionale. Si torna in campo e si torna in campo alla grande con Fiorentina Juventus, squadre che stanno prendendo possesso del terreno di gioco del Franchi. Una grandissima partita, una grandissima atmosfera in quel di Firenze che seguiremo. Una giornata ricchissima con Napoli-Sampdoria. Questa sera l'Inter di Conte affronterà in casa l'Udinese e poi naturalmente domani scorpacciata di partite. È tornato il campionato e adesso per diverse settimane sarà veramente un autentico tour de force. Vado subito a presentare chi ci racconterà Fiorentina-Juventus perché ha già le formazioni ufficiali. Buongiorno Francesco Pini. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli amici da casa e buon pomeriggio agli ospiti che tra poco andrai ad elencare. Il nostro titolo dice Sarri non cambia e Guini in campo, Dybala fuori. A me interessa che... a me basta che l'albergo dove abbiamo dormito stanotte... dormito in un albergo e l'altro. Va bene, va bene. Formazioni ufficiali, Francesco. Partiamo dai padroni di casa? Vai con la Fiorentina. Fiorentina! Dragoschi, 3-5-2 oggi. Difensivo, a sorpresa ci sono dei cambiamenti davanti. Milenkovic dietro, Pezzella, Caceres all'esordio da ex, anzi da doppio ex. Lirola sulla destra, Pulgar, Badeli, Castrovilli ed Albert sulla sinistra, esordio anche per lui. Davanti, a sorpresa... fuori Boateng e dentro Chiesa con Ribéry. La Juventus. La Juventus. La Juventus. La signora, la vecchia signora. Szczęsny in porta, difesa 4, con Danilo, Bonucci, De Ligt, Alexandro, centrocampo a 3 con Khedira, Pjanic e Matuidi. Davanti la solita coppia delle prime 3 giornate con questa, Douglas Costa, Higuaín e Cristiano Ronaldo. Questa è la Juve, allora non cambia Maurizio Sarri. Buongiorno, ben ritrovato Filippo Tramontana. Ciao Francesco. Qui in veste di buongiorno, super partes. Sì, no, a un nome della Fiorentina mi è venuto un po' il magone, volevo fare le condoglianze. Va bene, adesso poi a chi farà le condoglianze? A Marco Mordini, collega di 7 Gold Toscana. Ciao Marco, benvenuto. Buonasera, buongiorno a tutti, cioè, ben trovati. Ti volevo già fare condoglianze per D'Albert. Mi dispiace ma tanto. Potremmo farlo rinascere. Ma lo spero io, però poi tenetevelo anche. Ce lo teniamo. Va bene, caro Marco, non è stato un inizio facile per la Fiorentina, non è un inizio facile per Montella, no. 2 pareggi e 7 sconfitte da quando è a Firenze, non è proprio la giornata giusta per rialzare la testa, però quale occasione migliore? Sì, è un'occasione da non perdere, la Juventus, anzi noi la chiamiamo lei, a Firenze, è una squadra fortissima, lo sappiamo, però potremmo... fare una partita molto molto importante, molto interessante, le ho viste tutti concentrati, conosco benissimo Federico Chiesa, abbiamo visto nelle immagini sotto lo stadio, però l'ho visto molto concentrato, potremmo fare una partita veramente da poter dar noia a questa grande Juventus. Montella, vedremo un po' che cosa può fare, perché veramente dall'inizio, da quando è venuto a Firenze, sì, ha fatto pochissimo, una sola vittoria con il Monza, una squadra di 16. Decisamente poco, certo, la Fiorentina ha messo in crisi il Napoli, e poi ha perso male a Genova, non era la Fiorentina, però effettivamente... un tempo buonissimo, io poi... fatto giocare Sottile. La partita secondo me è giusta, perché Pjanic fa 2 falli nel giro di un minuto, e secondo è stupido non prendere anche la palla, quindi è stupido il fallo, non lui. E il giallo secondo me è meritato, anche perché poco prima era stato dato a Caceres per una cosa di gravità, secondo me, pari. Mamma mia! Szczęsny qua stava per combinare la frittatona a Firenze. Federico. Rinvia nell'area piccola, non vede Chiesa perché ha il sole contro. Mamma rinvia mia. Dritto per dritto su Chiesa che di piede destro prende la palla in pieno. La palla sale di mezzo metro sopra la traversa, il portiere sarebbe stato battuto. Qui qua siamo stati fortunati, ma ragazzi, queste disattenzioni no. Non una frittata di mamma più. Mamma mia. È molto Gualdinga, molto Gualdinga. Io ti dico, va bene l'esperienza, va bene tutto. Ribéry è un grande calciatore, è stato un grande calciatore. Certo. Qualcosa può dare. Ma io la carta Sottile l'avrei giocata dall'inizio, perché Sottile ha fatto un inizio del campionato buonissimo. Cioè, piuttosto ti giochi Ribéry a partita in corso. Sì, certo, perché Koulibaly gli ha fatto vedere i soci verdi, ha fatto gol, una buonissima partita quando è entrato con l'Under 21. Sulle ali in entusiasmo, Riccardo, io l'avrei messo fin dall'inizio. Bello il pallone dentro per Khedira sulla destra di prima.
Scambio a tre con Bernardeschi e Pjanic, che tira, arriva sulla destra, ragiona, può metterla in mezzo, è un po' troppo lento il pallone, infatti esce il portiere di pugni, la palla fuori per Matuidi, fuori dall'area, tiro! Di nuovo! Mia. Prima della pubblicità, Marco, voglio sapere da te i tre che salgono e i tre che scendono della Fiorentina con i relativi voti. Allora, i tre che salgono, il primis Castrovilli, è un bel 7,5 perché sta guidando veramente il centrocampo da condottiero con la cresta molto alta, perché è il primo anno di Serie A. Poi darei anche un buon voto anche sul 7 a Pezzella, perché sta guidando la difesa in maniera eccellente, e un 6,5 a Chiesa, anche se è un po' confusionario, però è l'unico che riesce Riverino a far giostare. Riverì mi è piaciuto, quei due passaggi sono stati decisivi, però questo non è il Riverì che piace a me. Quindi okay, Castrovilli, Pezzella e Chiesa che salgono. Ogni volta che lo vedo con la palla al piede, che lo vedo arrivare sul pallone, io mi sto... Sì, no, ma anche per la qualità delle giocate. Dai Marco, 36 anni, tre palloni che potevano essere decisivi, tutti giusti. Un tiro si può fare, un crop Chiesa, a terra. Sì. Chiesa, cos'è che ha azzeccato? Cioè, in questi primi 45 però l'unico minuti. Riesce un po' a far giustare, avere un paio d'accordo. Di uomini dietro quando che scendono invece, Marco? Chi scendono io metterei, ma può essere una sorpresa anche a Lirola, perché Lirola lo vedo un calciatore, potrebbe anche dare molto di più sulla fascia, salire molto di più e dare un qualcosa in più anche per l'attacco. Badeli potrebbe fare... Voto a Lirola un 5,5. Metterei tutti su un 5,5, infatti volevo dare un 5,5, 6 a Ribéry per quello che ha fatto e quello che non ha fatto, e poi Badeli lo vorrei molto più concentrato, e deve aiutare l'esperienza che ha. Deve aiutare molto di più la squadra, anche per l'impostazione del gioco, anche da dietro l'ho visto un po' confusionario.